Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania. Fiore, non ci sbagliamo. Come definiresti la tua satira e che cosa ha di figo che fa tutto questo, cioè che scatena tutto questo interesse? No, figo non lo so, so solo che però, io non so, non mi sono mai né definito un satiro, né un comico, e né niente. Le definizioni solitamente le danno gli altri, però a giudicare dall'interesse che queste tre settimane hanno suscitato, non so, voi stessi avete visto sui giornali, se aprite il giornale di due prime pagine su Fiorello Qatar, Fiorello 10.000 euro contanti, Fiorello ponte sullo stretto, non è che dici poi sai satire che va sia a destra che a sinistra. All'inizio è sempre partito col governo, ho fatto, mi ricordo, battute sulla Jean de Poche, 10.000, perché partì con 10.000 euro, ora è 5.000, poi c'è stato il ponte sullo stretto dove disse ma che fanno a fare lo stretto adesso, prima dove fare le strade, il discorso che facevamo purtroppo questa mattina, che prima di fare le cose nuove bisogna aggiustare tutto il paese, perché il paese sta in condizioni disastrate e la colpa se la devono prendere i governi da oggi a ritroso per 30 anni, quindi tutti, perché se il paese oggi è in queste condizioni la colpa se la devono prendere tutti, compresi i cittadini. È una bella sensazione, lo faccio già da anni. Guarda che io ho sempre svegliato tutti, quando lavoravo nei villaggi ero il primo che svegliava, adesso chi sveglia il mio condominio sono io, perché io quando parto già mi sentono che apro il garage, metto in moto lo scooter, già ecco Fiorello si è svegliato, rientri alle 5 del mattino e parto. Però dare la sveglia così agli italiani, come ho detto in conferenza stampa, un'alternativa a quell'ora, che a quell'ora tutte le reti danno notizie, c'è Rai News 24, Rai 1, Canale 5, Rete 4, La 7, stanno tutti con le notizie, col rullo che passa di notizie, e io sto là in mezzo, quindi devi proprio scegliere, cioè, ok, guardo Fiorello, guardo Viva Rai 2, non è facile. Ci vuole tempo, devi abituare la gente che a quell'ora c'è anche quell'opportunità di guardare quella cosa lì. Asiago, per me ho fatto tutte le stagioni di Viva Radio 2, sono state tanti anni, quasi 8 anni, e quindi poi tutto Viva Rai Play, e ho scelto di farlo proprio lì, proprio perché mi trovo bene. Il format non cambia, non sarebbe cambiato mai, né da Rai 1 né da Rai 2, infatti l'ho detto prima, Rai 2, Rai 3, Rai 5, qualsiasi, sempre quello è. Quello che avete visto in questi giorni, che voi l'avete visto sicuramente, se no che sareste... L'avete visto, non so se l'avete visto solo su Instagram o anche su RaiPlay, perché su RaiPlay andava visto quello di RaiPlay, che Instagram era quello selvaggio, non mi si vedeva, perché sono messo in mente, e su RaiPlay mi si vedeva. Quindi quello è il format. La mia paura è che riesci a essere divertente come... perché poi le cose cambiano quando c'è tutto perfetto, pulito il glass, tutto funziona. A me piace sempre avere un po' meno, perché quando hai meno ti inventi di più. Quando hai di più dici che devo fare adesso, c'ho tutto. Quindi io spero, io distruggerò cose. Io vado lì, spacco un po' di glass, un po' di vetri, in modo da avere spunti. No, comunque ci è servito molto queste 3 settimane che abbiamo fatto di... Infatti quando chiesi alla Rai, guarda, iniziamo quel giorno perché io prima mi voglio allenare. Come allenare? Allenare, fare questa cosa che non è facile farla direttamente in Rai. Già è difficile con le 3 settimane. Figurati, che fate là tutte e due? Stavo pensando di fare disturbatori. Ti presento allora Gabriele Magnato, che è qui, che farà l'inviato e farà dei servizi, ha già fatto, avete visto delle cose meravigliose. Ma dove l'hai trovato? Lui l'ho visto, no, ti dico io dove l'ho visto, da Fedez. Ah, quella, a casa. No, la cosa di Piazza Duomo, sì, Love Me, lui faceva l'inviato alla prima fila e l'ho visto e mi è piaciuto subito, perché lui buca, come si dice buca, lui buca, guarda e buchi lo schermo, tu non lo puoi sapere, sei giù. È una cosa che si dice quando uno funziona in televisione, non si capisce perché, può essere non conta bello, brutto, alto, grasso, basso, magro, secco, no, è una cosa che nessuno ha mai capito perché e per come. C'è chi, uno guarda lo schermo e funziona, un altro guarda lo schermo e non funziona, ma chi lo sa? Tu tipo Fiorello,
fidati. Tipo Fiorello? No, non lo so. Sì. Beh, se sto da 40 anni qui, molto probabilmente sì. Quindi basta, è finito. Grazie. Lui è Bigio. Lui è Bigio. Lui buca per il naso. Ma io buco, sì. Lui buca. Vabbè, lui, ragazzi. Non c'è bisogno di presentazione. Anche tu sei un mito. Tu sei un mito. Cioè, tu, io ho detto anche tu. Cioè, significa. Anche te, cioè, mi sono dato del mito da solo. Che scemo che so. No, tu sei un mito. Tu hai fatto delle cose. Soprattutto per i Pischelli del 2000, no? Degli anni 2000, per la generazione MTV. Millennium. Noi siamo partiti su MTV. Su MTV. Però poi con Mandelli MTV. Avete fatto quella roba che ancora oggi è storia della televisione, ancora se ne parla, dei soliti idioti. E quindi adesso però posso dire MTV, ma Rai 2, altro che MTV. Vuoi mettere. E poi, signori, qui proveniente dall'Eiar, dalla televisione del ventennio, eccolo qua. Lui ha conosciuto Mussolini, ti ricordi? Può essere. Lui è un sarto, un ex sarto alle manine d'oro. Lui cuce in una maniera incredibile. Sai quanti orli mai fatto? Ma ogni tanto gli porti avanti, scusa Luigi, mi fai un orletto. E poi cantagli una canzone, un allegra, binario, vai. Vai. Binario, triste e solitario. Tutte le sa. Tu che portasti. Aspetta, fai Giamaica. Giamaica. Senti che bella questa. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente. Basta così. Scusa, c'è questa canzone che hanno questi temi, il sole ardente. Bellissimo. Tu sai che vuol dire ardente? Esiste una sì, parola. Sì, ardente esiste. Come la pasta. No, Giamaica la pasta. Non la conosce. No? Beh, la conosco solo io. No. È stupenda. Giamaica non la conoscevo, sì. E qua, fai vedere il tuo sguardo intenso. Tutti in un allora, lui diciamo che ha detto alla parte tecnica che lui tutto ciò che è da cercare, trovare, truccare. L'occhio sul mondo. Gli occhi sul mondo, perché lui è capace con uno sguardo solo di guardare in infatti più guarda, abbraccio tutti. Facciamo del body shaming, noi lo facciamo apposta. Del body shaming. Guarda che mi ha fatto perdere già 6 kg, lui, solo con lo sguardo suo. Gli ho detto, oh, basta, così, meno, detto, meno basta. 15. Cioè, adesso meno 6 in 2 mesi, però adesso datemi il tempo, arrivo a 100. L'ho messa a dieta proprio a 6 secondi. È bastata una parola. Eh? È bastata una parola. Ma troppo grave. No, ma dai, stai male a queste date. Ma poi guarda, la salute, bella salute. Sono tutti splendidi. Ti può venire l'infarto, io gli ho fatto cagare sotto. Sì, veramente, ho detto le peggio. Poi dopo, ti confronti con questi tipetti bellissimi. Sono secchi, vabbè. Un saluto affettuoso a Spettacolo Maria. Mi raccomando, seguiteci sempre. Svegliatevi presto pure voi, ce la farete? Sì. Ok, voglio vedere. Ciao.